Oh, eccoti qua. Marshall è una brava persona? Sicuramente, come molti altri operatori finiti sul Memorial Wall. Un cuore grande diventa un peso. Come sei venuto a sapere di Pantheon? Non so se hai servito con Jason Hudson. È tra quelli rimasti secchi a Panama. Qualche settimana prima di morire mi aveva parlato di un gruppo paramilitare che poteva essersi infiltrato nella CIA. Indovina come si chiamava. Tu lo sai cos'è Pantheon di preciso? Hudson era convinto che fosse gente nostra, forse transnazionale, ma a guida americana. Probabilmente militari e agenti espatriati. Le reclute sono addestrate come noi e parlano inglese. Sanno quello che pensiamo noi. E questo li rende molto rognosi. Wood sembra fidarsi ciecamente di te. Quando Frank è uscito dal Walter Reed, girava voce che ero stato io a ridurlo così. E a compromettere la missione a Panama nell'89. Se Hudson e Mason sono rimasti uccisi e lui ferito. Tutte cazzate. Poi sono sparito tagliando i ponti con lui e con tutti. Meglio farmi odiare che farmi beccare, ma alla fine non ha fatto molta differenza. Quindi sì, si è fidato. È leale. Sembra un po' il tizio... quello fighetto dell'A-Team, che chiamiamo faccia da sberla, no? Sei scappato perché qualcuno ti ha incastrato? Lo scorso marzo sono saltati fuori dei trasferimenti bancari cifrati. Dal narcotrafficante Raul Menendez al mio conto personale. Menendez. L'ho saputo prima che Langley mi richiamasse dal Marocco. Così ho perso l'aereo di proposito. Che ci facevi in Iraq la scorsa settimana? Mi tenevo in contatto con Alawi dall'inizio di quest'anno. Voleva un salvacondotto fuori dall'Iraq in cambio di informazioni. Essendo il ministro della difesa valeva molto. E lo sapeva. Dopo l'attacco della coalizione, beh, ha voluto accelerare. Dovevo incontrarlo in Kuwait e condurlo al sicuro in Europa. Ma non ero l'unico al corrente dei suoi piani. Ti saluto. Allora, apro una parentesi un attimo. Stamattina ho fatto partire il gioco, volevo registrarlo. Parte quel magnifico superlativo intelligentissimo front-end e vedo che mi chiede di fare dei settaggi di base. Dico, ma mai, scusa, era già a posto. Faccio partire il gioco, non c'era più i progressi della campagna. Faccio delle ricerche, sembra che è un problema che hanno in molti. Ci sono vari fix, a quanto pare tanti dicono che non funzionavano. A quanto pare il problema c'è anche su PS5, sembra. Per miracolo sono riuscito a trovarne uno che funziona e dopo magari ve lo lascerò nei commenti il link. Praticamente c'è uno che dice che aveva notato che quando tu riavvii il PC, a volte non tutti i servizi dell'Xbox o quelle parti che diciamo così sarebbero per l'Xbox Game Pass o comunque che riguardano il clouding eccetera eccetera, non ripartono, non partono tutti. E probabilmente quella è la causa del problema. Di là che è una cosa assurda questa cosa. Soprattutto se io lancio la Xbox app lì, non so come cavolo si chiama, dovrebbero automaticamente partire anche se sono, come dire, tra quei servizi che non caricano all'avvio. Non so se avete presente che Windows ha la lista dei servizi, no? Alcuni sono in automatici, alcuni sono forzati attivi, alcuni sono off. Infatti al tizio poi su Reddit, perché è un thread su Reddit, ho chiesto di magari lasciare i nomi per esteso di quei servizi lì, perché magari li metto tutti su forza, su caricamento forzato all'avvio e quindi me ne sbatto. Lui comunque ha creato praticamente, lui ha messo delle linee di testo che servono per fare un punto bat, che se lo esegui dal desktop, quindi tu fai tasto destro sul desktop, fai nuovo documento, che è un txt, ci butti dentro queste linee che non fanno altro che fermare alcuni processi e attivare tutti gli altri, poi cambi l'estensione in punto bat invece che punto txt, doppio clic, lo esegui e magicamente ha funzionato. Ora
In teoria non è una colpa dei Call of Duty, secondo me è una colpa proprio dell'applicazione del Game Pass, diciamo così. Spero che lo sistemino, perché non so che sistemino il fatto che, appunto, secondo me, se io faccio partire quella, lei deve automaticamente caricare, perché i save c'erano ancora probabilmente in locale. Però non so perché fa il controllo online e online non c'era niente. Io per fortuna non ho fatto partire nessuna partita nuova, quindi lo slot tutto intatto, perché magari avrebbe sovrascritto in locale. Quindi magari avrebbe sovrascritto in locale, invece non ho fatto nulla e per fortuna posso riprendere in mano il gioco. Niente, comunque vi lascerò questo, che poi magari voi vedete questo video magari tra un anno ed è tutto risolto per quelli che lo stanno giocando adesso e che hanno questi problemi. Quello è il fix, cioè perlomeno a me è funzionato. Ripeto, io però non ho fatto partire una campagna nuova. Può darsi che appunto se tu lo fai, sovrascrivi i file e quindi in locale e niente, a quel punto lì è andata. Niente, parliamo con loro. Come va, Case? Parlando di Adler. Adler si aspetta da tutti dei salti tipo Michael Jordan, ma con me casca male. Quel volpone non ci dice tutto. Dici che non c'è da fidarsi di lui? Sai di Adler, è un rullo compressore. Spiana qualsiasi ostacolo per avere quello che vuole. Io però non mi farò schiacciare. Fermeremo la minaccia di Pantheon. E ne usciremo con la testa attaccata al collo. Abbiamo rischiato molto liberandolo. Lasciatelo dire. Woods sta investendo tutto su questa faccenda. Potrebbe davvero stupirti. Come stai? Con il lavoro che facciamo è normale finire nel mirino di qualcuno, ma la CIA. Ho dato la vita per il mio paese, sai? Ho creduto nel suo potenziale e continuo a crederci. Secondo te possiamo sistemare Tipo tutto? Capitol Station. Cazzo, possiamo scordarci la cavalleria. Saremo solo noi. Possibile che ci sia Livingstone dietro Pantheon? L'anno scorso ha preso di mira la vecchia guardia di Langley. E forse era la talpa di Panama. Se non è stato Adler, qualcuno ha fatto un lavoro coi fiocchi per incastrarlo. Non saprei. Non escluderei niente. Ottimo. Conosco Adler dal Vietnam. Tempo 20 anni e ti piacerà. Sono appena 20 anni. Povera Sevati. Qui la vita notturna è fatta solo di gufi e sciacalli. Cosa c'è, un boss? No. Chiede una chiave. Allora, ma dove sei vati, scusa? È quella che è andata via allora in macchina? Vabbè, proseguiamo. Missione successiva. Ecco, poi se crasha. Qualcuno per esempio diceva che crashando gli sono spariti i progressi in realtà. Quindi, anzi, una cosa che forse dovrei fare è vedere dov'è, se è così, la copia locale dei file e backupparli a questo punto. Dobbiamo fare queste cose, dobbiamo fare. Stagione di caccia. Chi può volere la dimostrazione di un'arma sotto un palazzo nel deserto? Saddam Hussein, ecco chi. Ci precipiteremo lì fingendosi operatori della Delta Force per scoprire quali sono le novità. Aiuta la SAS in Iraq in cambio dell'accesso al palazzo di Saddam. Aiuta LSAS. La SAS. Boh, è l'apostrofo SAS. Il palazzo Versailles è nell'ovest dell'Iraq, deserto siriano. Ma c'è una complicazione. Desert Storm. 2 settimane fa è partita l'operazione contro Saddam Hussein. Per distruggere più bersagli strategici possibili dall'alto. Sì, Il perché era palazzo contro di dovrà lui. essere intatto, ma non durerà molto. Le forze dell'SAS sono sul terreno in cerca dei lanciatori di Scud mobili e hanno richiesto un bombardamento aereo sul palazzo. Va impedito. Non sappiamo cosa Pantheon nasconda nel bunker lì sotto. Se viene distrutto, perdiamo la pista.
Ho chiesto un favore a una mia vecchia collega dell'MI6. Ha ritardato l'attacco aereo dell'SAS, ma questo avrà un costo. Spacciandoci per operatori Delta Force, questa Ellen Park ci farà arrivare al fronte. Aiuteremo l'SAS a eliminare i lanciatori di Skull. E poi, il palazzo è nostro. Con la realtà non ha niente a che fare, le storie che ti raccontano. L'SAS vuole questi Skull distrutti quanto voi volete quel palazzo. E fanno passare per buoni quelli che non lo sono. C'è gente che non è nemmeno amica nostra, in realtà, anche se li chiamano alleati. Arma di merda, non fa danni. Seguitemi. Giacca 2-1. Siamo sul lato opposto del burrone e ci avviciniamo al bersaglio. Magari questo. La K. Dove arriva la cosa? Sento sicuro. Case, metti una carica su quello scud, subito. In copertura. Scendi là sotto, Jack, a due. Che stai aspettando, Jack, a due? Allora. Ah no, F. Non due, F. È avanzata per come... Era cosa io non esplode. Ottimo lavoro, gente. Ascoltate. Richard, Skinner, ripulite i detriti e scaricate i cannoni. Signor sì. Allestiremo qui la base. I tuoi se la cavano, pare. Amo. Vediamo cos'altro sanno fare. F. Questa sarà la nostra base operativa. Tieni, hai vinto il sorteggio, porterai la mappa tattica. Evviva! Primi M, ok. Usa la mappa per tracciare gli obiettivi, usare il viaggio rapido verso posizioni scoperte e orientarti nell'area operativa. Cos'è una mappa open world questa? Dobbiamo fare molta strada, ti tornerà utile. Vanno neutralizzati 3 lanciamissili Scud. Occhi aperti, potreste trovare qualcosa di interessante. Beh, davvero? Non ho messo una... Cimitero veicoli, marca obiettivo. Andiamo a vedere cosa c'è qui. Se distruggerete gli Skud, Gladney vi aiuterà a irrompere nel palazzo. Aiutatelo e vediamo se mantiene la parola. Puoi parlare direttamente con lui. Starà alla base a occuparsi della logistica per l'SAS. Finiti i preparativi, noi ti seguiremo. Dai. Abbiamo tutte le armi. Dov'è la radio? Serviti pure. Questo qua sono i ministri e si chiama l'album New, no, la canzone New World Order. Ma che si chiama?
Case, se c'è altro che vuoi sapere. Ce l'ho quella comunque in CD, ovviamente. Però è degli anni. Sì, dei 90. Questa era in realtà la più bella dell'album, comunque. Allora, dobbiamo parlare con equipaggio. Fucile da cecchino. Questa è la mitragliatrice leggera. Fucile d'assalto. Allora, boh. E che ne so. Quale cosa conviene prendere? Fucile tattico. Qua serve qualcosa. La voce non è proprio adatta per questo vecchiardo. Vogliamo colpire il palazzo il prima possibile. Interessa proprio quel palazzo. Fosse per me l'avrei fatto già saltare in aria da un pezzo. È ancora in piedi solo grazie alla signorina Park. Davvero molto interessante. Ma non ho fatto a caso comunque di mettere una canzone qua, eh. Tra l'altro la storia dell'NWO se ne parlava, iniziava a parlare quegli anni lì proprio, e ne ha parlato anche Bush. Grazie per l'ospitalità data al nostro team. Aiutateci a neutralizzare gli scudi rimasti e vi aiuteremo a raggiungere i vostri obiettivi. Abbiamo supporto aereo dal SAS? Non proprio. Ci sono troppi di quei missili terra-aria. Ho saputo che qualche vostro amico della Delta Force è stato abbattuto qui vicino. Ah sì sì, i nostri abbiamo amici. Abbiamo un elicottero di supporto, ma non lo faremo decollare finché non avrete neutralizzato i siti SAM della zona. Anche questo come doppiatore non è che sia... C'è altro che dovremmo sapere sul nemico, ve lo leggo io anche perché mi sembra un po' piccolo. I iracheni hanno qualche nuovo accampamento, probabilmente legato a quegli attacchi missilistici. I rapporti parlano di molte truppe insolite in quegli accampamenti. Insolite? Non so cosa potrebbe capitare. Cos'hanno, goblin e altre cose. Abbiamo scorte o equipaggiamento extra? Siamo quasi soli. Il comando ha lanciato dei rifornimenti in zona, ma non abbiamo potuto recuperarli. Se li trovate, sono vostri. Vabbè. Cosa sai dirmi sulle posizioni di SCAD? Via di Giacaluno verso gli scud dei settori 7, 8 e 9. Gli altri sono vostri. Abbiamo inviato dei sono quei tre lì in teoria. I siti che sono rimasti, trovateli. Possono avere informazioni. Qui ci sono uomini della Delta Force oltre a noi. Voi americani comunicate? Ovviamente sì. Ma nessuno a parte Park sa del vostro gruppetto. Bene. Sinceramente non me ne frega un cazzo delle vostre operazioni. Basta che facciamo il nostro. Quando tornerà Giacaluno? Speriamo che elimini in fretta quei bersagli. Non preoccuparti. Se le cose vanno secondo i piani, tornerà in tempo per l'assalto al palazzo. Sempre se voi rispetterete il nostro accordo. Potresti rinfrescare? Probabilmente gli chiede le cose. C'è altro su soldati nemici non identificati di cui parlavi? Forse gli iracheni hanno assoldato dei mercenari. Chiunque siano, hanno a che fare con qualcuno degli avamposti sorti di recente. Fossi in voi li farei fuori. Vabbè. Ci vediamo e buona fortuna. Mappa tattica aggiornata. A me non sembra... Salve. Abbiamo un paio di rover a disposizione, Chris. Scegli. Allora. Dunque. Ok, c'è qualcos'altro a guardare qua. Andiamo. Esplora il deserto. Scopri obiettivi opzionali. La mappa tattica si aggiornerà con tutto il bottino o le nuove aree che scopri. Andiamo a vedere questo, dicevamo. Ci passa. Comunque ha stuterato un attimo. Allora, per scendere F.
Usa la mappa per tornare al tuo veicolo o alla base. Ok, anche alla base. Quindi qua dove siamo in realtà? Andiamo di là. Niente, allora andiamo prima. Dove avevo già deciso. Quindi comunque abbiamo la ricarica delle munizioni lì. Che cazzo? Cos'è successo qui? Due notti fa l'SAS ha bombardato un battaglione di carri. Questo è ciò che ne resta. Brucia ancora. Qui niente. Là, quel fumo arancione indica un lancio di rifornimenti. Credo convenga controllare. Cazzo. Vogliono fregarci la nostra roba. Nemici in vista, non sanno ancora di noi. Ma qua se muori. Basta? Cioè se moriamo in mezzo qua, come la sistema il gioco? Ci saranno utili, se ne troviamo altri recuperiamoli. Proseguiamo. Ok. Che comunque non è questo. Vabbè, qui vicino. Ma cos'è già distrutta perché sono andato sopra io? Ma che cazzo? Ma in realtà era lì, no. Ma che cos'è? Una pietra. Altro fumo arancione. Più scorte per noi. Prendono i nostri rifornimenti! Iracheni, stiamo basso. Occhio a dove sta. Ma metti... Che cazzo ti sei messo... Ah ok, abbiamo comunque visto come funziona la faccenda a poco prima, insomma. Fossi in te non sparerei. Ma sono punti di... aspetta che... Cioè, sono punti in cui possiamo tornare, perché sennò cosa ce ne frega di prendere delle cose aggiunti. Ma non si può neanche zoomare? No. In questa posizione c'è un sistema missilistico, terra-aria irachena. La SAS potrebbe fornire supporto aereo nel caso in cui i SAM venissero eliminati. Ok, qua invece... ricognitore SAS. L'ADN ha inviato dei ricognitori della SAS per perlustrare dei siti di lancio di Scud. Rintracciali e potresti ottenere informazioni preziose. Idem qua. Quindi cosa conviene fare? Eliminiamo prima questi qua? È ora di andare. Iracheni, stiamo bassi. Ci hanno visti. C'è un bersaglio, quello era l'ultimo. Grazie per essere un indovino. Come si farebbe senza di te? A parte che sono 80 metri, abbiamo quindi... Abbiamo trovato un sito SAM. Eccellente. Se eliminate quei missili terra-aria, possiamo fornirvi supporto con l'elicottero. Forse ne vale la pena. Troppo rischioso. Non premere il grilletto. Così ti farei soffrire. Ma fanno qualcosa gli altri? Lo sparo solo io. Oh, cazzi granate che...
Allora, vediamo non far cavolate stavolta. Uno di tre. Uno è andato. Se distruggiamo gli altri due, gli iracheni perderanno la superiorità aerea. Terremo gli occhi aperti. Allora. Tanto va. Ok, qui poi hanno messo la spunta, perché siamo andati a vedere. Io sarei tentato prima di fare tutto il resto e poi vedere cosa succede. Cioè, nel senso, prima di andare ai SCAD, SCUD, comunque si pronunciano. Sta andando a fuoco solo per una cazzo di andiamo a spawnare di qua. Ma dove che mi dai la mappa? Ma potevi già disegnare la mappa almeno a livello di territorio lì sopra. Strano che sia una salita. Iracheni nell'area. Troppo rischioso. Perché? Che rumore era quello? Sembrava un cane che ringhiava. Vabbè. Silenziato no, magari. Ma dove stanno loro? Dove cazzo è? Allora, abbiamo anche la macchina fotografica, ma... faccia della I, che cazzo, alla faccia della I era un centimetro, sono un po' troppo passivi. Cioè, quindi qualche stronzo arriva dalle nostre spalle, ma dov'è, cos'è, una pattuglia? Neutralizza il lanciatore dello scudo usando esplosivi o l'equipaggiamento sparso nella zona, affronta ogni sito di lancio liberamente con la strategia che preferisci. Ok, c'è qualcun altro che rompe i coglioni o... là c'è qualcosa. Ma come fai a sapere che ero qua sopra, stronzo? Me l'ha dato? Ah, guarda la riccia lì. Allora, aspetta un attimo. Le risorse non gli mancano. Cazzo. È questo che succede, sto già guardando che c'è questo problema qua. Praticamente troppo esposto in un qualche modo. Vedi che siamo su, però fanno presto a centrarti loro. Quindi non bisogna abusare della posizione così, perché tanto l'armatura va via subito. Allora, guarda, come... è là. Quindi quando vediamo queste cose qua vuol dire che c'è sempre un... oh, esplode.
qualche cavolo di elite in giro. Ci sono altri nemici insoliti. Insoliti. Cazzo, che posizione di M questa qua. Cioè, non ho fatto in tempo. Bisogna capire qua. Troppa gente. Quello che Far Cry 6 non era, tra l'altro. Però sono immortali invece. Ammazziamoli. E io prendo un altro tipo di mitragliette però. Proviamo così. Allora, aspetta un attimo. Se voglio tornare fuori da qua. Perché mi hanno sparato una granata e si strong. Ma che cazzo? Cioè, ma che cavolo? Ti levi! Basta. Ma c'erano tutti, erano tutti qui, tutti da questa parte del muro. Una cassa di Pantheon. Ben fatto, Peace. Vai, dove vai? Cilettati, già si ragiona, quindi teniamo questo, teniamo questo. Attacco con mortaio. Questo soldi, spostati. Più che altro mi piacerebbe la spiegazione, no? Qualche tipo. Cioè, a parte alcuni che li riconosco, ma non saprei i loro comportamenti, non saprei i danni. Qualche cavolo di riferimento, non lo so. No. Dico male. No, ma come anche se vanno lo stesso coso. Era lo stesso, scusa. Ok, non è che mettono giù anche le mine magari. Sì, però zoomare, cavolo. Col 5 il mortaio. Ecco, chiamare la macchina no. Non possiamo richiamare la macchina. Vediamo di qua cosa cavolo c'è. Allora, questo è... Non lo sappiamo ancora. Rifornimenti, c'è il coso, c'è il coso arancio, forse sono sempre i rifornimenti. Infatti, appena commentato adesso. Oh, un po' di musica qua. Ho capito, ma adesso c'è più tornare là. Ok, basta un click, non doppio click.
Proviamo comunque andare a vedere uno, dato che siamo vicini. Per cui lui ha parlato anche di informazioni, no? Qui sopra, quindi. Delta, vi vedo nell'aria. Se vi serve supporto, sono in cima alle rovine. Cioè, fai capire se è nemico o... Questo, sì, questo è comunque un nemico. Ma... allora, vediamo. L'ho visto, eh. Non sa faccia, stronzo. Tanto ti ho visto. Delta, siete quasi alla mia posizione. Posso darvi supporto dalla cima delle rovine. Qui dietro mi sembra morto, le hanno ucciso loro. C'è un cecchino là dove cazzo. Allora. Allora, uccidermi sembra fin troppo facile, nel senso che da queste distanze non si dovrebbe potere. Anche perché, oh, non è che l'ho beccato in testa, quindi. Se mi sembrava vestito di scuro. Allora. Dunque. Ecco, perfetto. Cazzo, era lì. E adesso? La morte intralza la tua capacità di infinito. Ma vaffanculo, riparte da qua. Mi piace quello che... morire intralza la tua possibilità di finire la missione, dai. Proviamo andare su di qui stavolta, va. Cambiamo un attimo. Ci hanno sparato con il lanciamissili? Ho capito, però bisogna stare attenti che non ci spariano di nuovo. Allora un cecchino. Allora. Di nemici.
Si vede proprio la percorrenza del proiettile, che non è male. Cioè, questo è ancora vivo. Ok, ma il tizio che cianciava? Non disponibile. Sì, ho capito. Questo. Il cognitore SAS. Dov'è che sarebbe? Là? Dell'altra parte. Ah no, ok, sul campanile di là. Mi muovo. Sono ancora morti tutti. Andiamo a vedere questo tizio qua. Cercherò di coprirvi come posso. Ho capito, ma è anche qualcosa da dire o... Poi cosa cazzo ha fatto? Ha fatto qualcosa? No, ok, niente. Neanche un saluto, stronzo. Cioè, voglio dire. Allora, boh, non si sganciava completamente. Ma in teoria abbiamo finito la zona, però sembra che siamo ancora in battaglia. Questo edificio qua si può entrare, no? Cioè, io credo che comunque se c'è... Qui c'è qualche problema di load o qualcosa. Guarda, guarda. Cosa sta facendo? Lo streaming delle texture, cosa sta facendo? Bah, vabbè. C'è qualche problema. Anche questo... Intendo dire, se non ce ne andiamo con la cosa, siamo a posto così. Vediamo di non spaccarla su. Tra l'altro si chiama burrone. Ok, quindi... Lancio i rifornimenti, ok. Ah, ok, c'è la V. Se me lo facevi in rosso era anche meglio. C'è la V. A questo punto, se ci teletrasportiamo qua... Non disponibile in combattimento, ma va a fare un bagno. Cioè, quando è che usciamo dalla zona di combattimento? A questo punto andiamo direttamente in macchina. Non si faranno più beccare con le mani in mano. Volevo andare alla base così accorcevamo, no? Le accoglienze calorose. Altri rifornimenti. Altri rifornimenti più avanti. Non devono fregarci la roba. Non premere il grilletto. Tutto finito. Sono due stronzi. Allora. Andiamo a vedere se c'è una visuale qua. Degna. Un po' confuso. C'è foschia, dai. Qualcosa alla verde, che cos'è? Di gente. Schianto elicottero. Vabbè, siamo più vicini di qui, andiamo a fare questo. A quanto pare il tuo gruppo misterioso. Tanto una scena quella lì, non è che anche se ne arriviamo dopo. Pare che possono anche ammazzarsi tra di loro, voglio dire. Però non succede sicuramente nulla. Anzi, aspetta, vabbè, dopo. Su quel crinale, visto? Parabola in direzione sud. Ma non dovrebbe essere sabbia quella. Cioè, voglio dire, cioè noi ci dovremmo passare attraverso, invece è assolutamente solida. Ma giù c'è un altro sito SAM. Possiamo attaccarlo adesso o dopo? Decidi tu, Case. Cioè, ma... Che cazzo di fucile? Aspetta un attimo, non avevo... Eh.
cosa ci faceva di là? Cosa ci faceva al di là? Questa, che cazzo ti faceva di là? Per cui ho detto, ma mi ha lasciato perplesso per un istante, ma poi ho sparato, per cui... Questi... Pare che... A parte che è silenziato. Poi... Fammi capire, diventa rosso man mano scende. Non ho fatto abbastanza caso. Ho visto dei bersagli. A chi stai sparando? C'è una mitragliatura per sparare a nessuno. Allora, siamo già col C4, sì, vai. Che si fa se troviamo quella squadra Delta? Diranno che non siamo... Area in sicurezza. Questi si pigliano praticamente l'esplosione in faccia, ma non c'è nessun problema. Niente male. Niente male. Non ho più i denti, però niente male. C'è un cazzo, raccoglie un po' di denaro o no, eh? Potevamo anche teletrasportarci. Comunque adesso andiamo dove c'è il presunto elicottero caduto. Un oscuro segreto, eh? Tiene la bocca cucita su tutta la sua vita per Langley. Un passato misterioso, mi piace. Mettiamoci spari dietro di noi, oltre quelle dune. Attenzione. Dietro di noi, davanti a noi. Chiedo supporto immediato. Iracheni, siamo in vantaggio. Vedi, noi potevamo star via 24 ore, non cambiamo un cazzo, ovviamente. Avviciniamoci. Richiedo assistenza, c'è qualcuno nascosto, abbiamo feriti e un elicottero precipitato. Lo resisteremo ancora a lungo. Ma guarda il caso. Allora? Poi non con estrema facilità. Un po' troppo. Basta, ok. Oh, vabbè. Vediamo come se la cava Bennon. Ma... Soldato, ma dove... Non importa. Serve un attacco aereo. Il terminale è nell'elicottero. Vai! Il terminale nel loro elicottero, Case, sul davanti. Qui Diesel 2-1, sono in avvicinamento. Cercate di tenere duro. Attacco aereo in arrivo, stringiamo i denti. Allora. Soldato in arrivo. Merda, stanno cercando di schiacciarci. E là. Questo è meglio, sono... Cazzo. Ho visto... Cosa ci faceva? Scegli l'arma giusta per il lavoro, ok? Questi consiglioni. Il terminale nell'ora di poi vivere senza. Kate, raggiungi il terminale. Cioè non. E non era più indicato, scusa. Qui Diesel 2-1, sono in avvicinamento. Cercate di tenere duro. Attacco aereo in arrivo, stringiamo il denti. Blindato in arrivo. Cercando di inchiodarci. Non sto. Sto capendo. Quello che c'era alla nostra destra. A me sembra, non capivo se era uno di loro o uno dei nostri. Per cui. Diesel 2-1, sono in avvicinamento. Cercate di tenere duro. Attacco aereo in arrivo. Stringiamo i denti. Blindato in arrivo. Ce n'è uno lì, per caso. Diesel 2-1 a un minuto. Oh, grande.
sono anche dietro? Eh sì. Infatti. Ok. Cioè siamo proprio circondati, è questo il fatto. Qui Diesel 2-1, sono in avvicinamento. Cercate di tenere duro. Quindi non stare attento a non sparare addosso ai nostri. Diesel 2-1 a un minuto. Allora. Diesel 2-1 in volo, attento bersagli. Soldato, ordina l'attacco aereo. Finiranno per... Ricevuto, Diesel 2-1 in arrivo. No, oh, aspetta un attimo, come funziona? Come funziona? Qui Diesel 2-1, sono in... Cioè, era il punto rosso quello che dovevamo colpire. Poi? Che gli altri forse erano le cose del SAM, non so. Ecco, non era chiaro, allora ti fa... è molto veloce la cosa. Allora. Vediamo un attimo di capire. Carico a destinazione. Distruggi, distruggi, distruggi. Beh, ok, questo è il nostro aereo. Ha sparato sopra di noi. Sì, ma te ne accorgi quando sei proprio contro, comunque. Non è servito un cazzo. Diesel 2-1 pronto al bombardamento. Ok, i distruggi sono quelli. Adesso li ho visti bene. Ricevuto. Sono i cosi. Questo è l'aereo. Ok, distruggi, distruggi. Non ce l'ha fatta. Ok, ok, adesso un po' più... Cioè io credevo che fosse la mappa globale quella lì, non di questa zona e basta. Comunque uno non c'è più di blindato. Che cazzo sono gli altri? Cioè, ce l'abbiamo già di nuovo? Bombe sganciate. I blu siamo noi. Restano pochi, sterminatevi. Ok. C'è questo fumo verde in mezzo alle palle, questa è nostra. Ok. Torniamo da me. Perché anche stanotte ho dormito di M, ma... Ok. Senza di voi la nostra missione sarebbe fallita. Va bene. Grazie. Prego, prego. Un'altra. Tenete il sacco. Allora, vogliamo capirci. Mare di dune. Non disponibile in combattimento. Qui cosa ci sarà? Buona fortuna. Un attacco aereo, gentile da parte loro. Cioè, al primo momento mi sembrava la mappa della... tutta la mappa, no? Che quelli fossero postazioni insieme, quindi ho detto, boh, colpisco quelle, invece... Ah, sono delle antenne paraboliche. Queste dune non finiscono mai. Stanno andando letteralmente a fuoco queste macchine. È meglio che torniamo nelle basi, dopo. Cosa sarebbe questo? Nemici in vista, non sanno ancora di noi. Cautela, ho visto un accampamento nemico. Però tra facciamo una prova. Un altro accampamento di fuori.
Carico a destinazione. Adesso qua ci farà vedere qua. Siamo questo, sì. Ok, quindi. Grazie. Ci sono allarmati o no? Non mi sembra. Niente, eh? Niente. Ma cos'è questo accampamento? Ok, là. Adesso guardarlo, si vede che si ricarica, c'è un cooldown, quindi non bara che si sta riempendo. Si sta riempiendo adesso. Cioè, quindi andando lì all'elicottero ci siamo presi sta cosa, la possibilità di... Sembrano tutti morti, invece no. Probabilmente erano quelli nella base qua. Giriamo intorno qua. Attenzione, hanno schierato degli RCXD. Le risorse non gli mancano. Che fa l'aspetti. È a terra. Bel lavoro con RC. Granata, attenti. Quello non esplode qualcosa lì. Barile, dico. Forse troveremo un'altra cassa di Fabio. Ma sarebbe la prima, babbeo. Ah no, 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 ha ragione, è la seconda. Però secondo me avrebbe detto la stessa cosa. È la seconda, giusto. Bravo. Vabbè, lo sono io. Non lo so perché stanotte non ho dormito di nuovo. Non c'erano particolari ragioni. Giorno 1 del test di ottobre. Iniziata l'esposizione dei due soggetti fratelli. Paziente A tramite iniezione, paziente B tramite inalazione. Pupille dilatate ma parametri vitali stabili. Risultati a seguire. Pantheon faceva esperimenti su due fratelli. Due metodi di esposizione. Ma cosa? Ok. Quindi anche nell'altra cassa c'era... Non ci ha fatto caso. Dunque, abbiamo fatto un po' tutto qua. E alla fine noi eliminiamo, ok, quello è il supporto, probabilmente, quello che abbiamo messo col 5, no? Che finché non lo elimini, nella zona, bisogna vedere, sarebbe stato interessante, per esempio, se tu andavi qua, c'era un cerchio che diceva, ecco, questa è la zona... scusa, lo faceva, forse Far Cry 6 lo faceva questo. Cioè, un cerchio che dice, questa è la zona che copre la SEM, no? E quindi chiaramente se tu hai un obiettivo all'interno di quel cerchio devi distruggerlo almeno, se vuoi avere il supporto. C'è uno qua. Allora. Vabbè, andiamo a vedere un attimo qua. Ok, adesso ho preso su un pompa. E in realtà è meglio... Ce ne sono altre piastre. Qui non c'è niente. C'è anche il mirino. Va un po' su. Come rinculo. Troviamo quei siti Sam. Ma sì. Ok, penso che possiamo anche andarcene. Allora,
Andiamo lì. Mas, cioè, boh. Sembra peggio di come non siamo. Sicuri che non siano semplici mercenari. Sicurissimo. Non posso fare il freno a mano. Cazzo. Ai. Andiamo. Lui spara a me però, stronzo. Ma ci siamo passati attraverso. Ascolta, ma che rottura di coglione. Ma c'è una. Ma... Tutto sistemato. Ecco, queste scene qua sono patetiche. È come appunto il tizio che era uscito e non mi sparava. C'è un altro rifornimento anche lì. Vabbè, siamo carenti di. Ehi, se vedo fumo arancione. Di piastre, quindi ci sta. Guardate, quel lanciatore ha una sorveglianza più serrata. Forze di sicurezza, parecchie. Ci hanno visti. Pattugliate. Allora, l'aereo è disponibile adesso. Però... è là, ok. Vedo il ricognitore di Gladney. È dentro la recinzione in cima al crinale. Diesel 2-1 pronto e in attesa. Pronto adesso, in realtà. Ah, ok, il coso, il paracadute. Lì andiamo a vedere un attimo qua. Cosa sta a fare, scusa? Ah, aspetta, sembrava strano. È semplicemente l'elica. Cazzo, mi hai messo in una posizione che sembrava uno... Dicevi, cos'è un'astronave? Ma sono così grosse. Queste sono delle lame, cazzo. Sembra le lame della spada di Gatsu, di Berserk. Siamo dei nostri, no? Sì. Aspetta, questo qui è... Oh. Ben arrivati, Delta. Posso condividere informazioni con voi. Ok, questo parla. Ok, le informazioni sono farci vedere tutti i nemici. Questo c'è qualcosa all'interno? No. Quindi c'è anche un cazzo di coso. E se io faccio così? Vediamo un attimo se riusciamo a capire quel cavolo è. Questo. Grazie Delta Force. Sì, la faccia dell'aiuto comunque. C'è un altro là di carro. Questo qui è dietro. C'è il legno. È sceso. Se l'ha fatta addosso. No, più che altro perché rimane poi, no? No? Poi è dietro l'elicottero. Tutti questi. Dire non spareresti, no? Che cazzo spremi? Boh. E perché no? Vi ammazzo tutti, via. Così ti farei scoprire. Ho visto come mi hanno scoperto. C'è ancora quello là dietro l'elicottero.
E c'è quello lì. L'elicottero non è, il nostro aereo non è ancora pronto, quindi dobbiamo aspettare un attimo. Comunque questa zona protegge poi Sam, che è c'è lo SCAD, voglio dire. Troppo rischioso. Allora non è ancora pronto, andiamo a piedi. Ce ne sembrano che ci fossero altre due o tre guardie là. Probabilmente compaiono man mano che ci avviciniamo. Ecco, una, due. E c'è il tizio 3. 4, 5. C'è il tizio che va in giro. È troppo micidiale però in questo modo. Sulla destra. Pare che né più né meno non è che riesce a affrontare. Ce l'abbiamo ancora le macchinine, sì, vai. Non è un'elite, era in rosso. No. Boh, se aveva la bala rossa a un certo punto mi sembrava sulla testa, non ho capito. Ancora. Ma è troppo OP questa cosa, dai. Questo. Che occhio. Salve. Cioè, poi non si può ammazzarlo anche se l'ho colpito lo zaino praticamente. No, non siete d'accordo. Eppure, boh, la difficoltà è esperto, non è che... Cioè, questi muoiono tutti perché gli spari alle spalle. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, C4. Ok, mi spiace non distruggere anche quello. Per perfezionismo, non possiamo prenderci l'elicottero. Eh sì, è venuto un flash di Battlefield 3. C'era una mappa. No. Avevo lasciato i tasti. C'è una mappa. C'è una mappa veramente bella. Entravi con l'elicottero mentre riuscivi a entrare perfino in un capannone a fare disastri. 2-1 pronto al bombardamento. È vero che dovrebbe essere su ancora i server, eh? Ci fai andare direttamente? Dove avevamo parcheggiato? Ottimo lavoro, gente. Poi ultimamente negli ultimi tempi di Battlefield 3 giocavo soprattutto a Gunmaster. Praticamente non so se lo conoscete, maestro d'armi in italiano era. Qualcuno deve essersi lamentato. Praticamente era un deathmatch su mappe apposta che si chiamava proprio Close Quarter, se non sbaglio, era un DLC parte del Season Pass, diciamo così, quello che oggi si chiama Season Pass. E okay. Stiamo bassi. Ma è di là però. Close Combat forse si chiamava.
praticamente su mappe apposta, belle, erano due pacchi tra l'altro, uno medio orientale giante, invece gli altri no. Era bello quello degli uffici, per esempio, che spaccavi tutti i vetri, eccetera. E in pratica, come che faceva, era un deathmatch in cui ogni due uccisioni passavi all'arma successiva. C'erano varie liste e ordini delle armi, potevi partire, non so, dai fucili cecchino, da 3 o 4 fucili cecchino, fino ad arrivare magari, non so, alla pistolina o al C4. L'ultima arma o era il coltello o era il C4, che era non era così facile ammazzare con certe armi finali, diciamo. Oppure andavi nella classica progressione, quindi partivi, non so, dalle pistoline, due o tre pistoline, poi i primi mitragliatori, fino al bazooka, eccetera, ma era molto carino. Quindi era anche una corsa contro il tempo. Forse c'è ancora, il problema qual è che negli ultimi tempi poi erano impestati da soliti teste di cavolo di cheater, no? Perché ormai il gioco era vecchio e quindi... Perché no? Ma perché continua di... Ma va, non mi hanno visto neanche prima. Adesso sì, però fa niente. Aspetta. Cazzo di montagna. Allora, vogliamo capire bene l'obiettivo. Questi siamo noi. Dov'è il Sam? Questo qua. Beh? Vedo che in realtà la cosa era, lo potevamo fare lo stesso. Abbiamo distrutto l'ultimo sito SAM. Ottimo lavoro. Ora tornate alla base. Stando ai rapporti, in arrivo un nuovo contingente. Perché dobbiamo tornare alla base, scusa? Vieni a trovarmi quando arrivi qui. Sì, fammi vedere se c'è qualche soldo. Parla. Cioè, mi blocca, cosa fare qua? Non si possono entrare in queste cazzo di edifici. Jackal 2, vediamoci alla base. Ma se non rompere le palle. Stiamo tornando, Gladney. Anche qua, premi F per fare il viaggio veloce. In realtà ci clicco sopra. Benvenuti tra noi. Il capitano aspetta nella caverna. Novità? Sì, quante nemiche. Ah sì. Allora, il gruppo Ministri, la canzone NWO e basta. Mi sembra. Mi viene il dubbio che ci fosse NWO Fix, ma è solo un NWO, mi sembra. Eccoti qua. Ho un regalo per te. Sì. Ben fatto, pupazzo. City Sam, ma temo che ce la faranno pagare. Ho preparato l'elicottero. È a vostra disposizione. Nemici in arrivo. Le forze irachene convergono su di noi. E cazzo. Sì, me ne sto dentro qua. Usatelo. Sarà piazza pulita di quei rompi coglioni. Com'è che funziona? Ok. Ecco perché hanno messo la canzone. Meglio non sparare. Sì, poi queste cose le fanno davvero, ma sarebbero anche persone, vabbè. Ma sono i cattivoni, quindi li si può triturare. Senza problemi. Tanto presto. Allora vi occupate degli scudi. Wow.
po' meccanica la cosa. Niente, non è nient'altro da dire, ok. Non ti trattengo. Cioè, come dire, sono molto. Un po' troppo step. Ok. Boh. Andiamo qua. Retromarcia c'è, però non c'è la. Non c'è il freno a mano con la barra spazio. Perlomeno fai provare. Qualcuno ha perso. Fa niente. Ah, ecco dove l'avevo lasciata. Probabilmente è qui da anni. Lancio di rifornimenti. Ok, andiamo là. In arrivo alla base. In arrivo alla base. Salve, salve, salve. Ci siamo. Dai, vi levate dalle palle. Muoviti. Già, due cazzo. Ma erano dietro di noi. O a lato. In piedi sei più visibile. Vediamo se riusciamo a vestirli tutte e due stavolta. No. Stronzi. Siete cattivi e quindi io vi massacro. Allora, vediamo da dove. Così ti farei scoprire. È blu quello. Faccia lo mi vuole fare se stronzo. Aspetta un attimo, è già pronto? 103-2 in arrivo. Diesel 2-1 in volo, attendo bersagli. Cioè loro hanno fatto un pattern. Ma chi? Come mai quello? Ma è uno dei nostri o? Un elite? Che è ancora uno sul tetto. 103-2 rientra alla base. Ah no, ma allora è perché ha mollato la tastiera, quindi. Ma è colorato quel C4 lì. Pare fossero gli ultimi. In realtà ce n'era uno. Poi se è despawnato, un altro discorso. Questo che hanno detto del prossimo Battlefield. Ogni volta promettono e poi è andato peggiorando, cazzo. Allora, non dice che c'era un'altra cassa? Ah, eccolo qua. Dove cazzo sei? Cioè, continuano a peggiorare. Sui familiari dei civili. Secondo te i fratelli erano civili? Forse prigionieri politici.
Pantheon non userebbe i suoi, non per esperimenti mai tentati prima. Vabbè, allora. Torniamo a loro. Svegliamoci. A parte che in teoria era comunque visibile. 132 rifornito e pronto a combattere. Guardate, delle palme. La piantagione. Quelli sono una rottura di coglioni. I locali sembrano dilettanti al confronto. Boh, ha tagliato il discorso. Resta un accampamento. Lancio dei rifornimenti che non abbiamo fatto. Dove sarebbe questo accampamento? Pare che non sono mappati gli accampamenti, no? Vedo nemici alla tua sinistra. Vabbè. Nemico avvistato. Anche qui vedo più sorveglianza. Aspetta. Questo accampamento qua, boh. Proviamo. Riesco a girare lì. Andiamo. Possiamo distruggere, dovrà fare qua. Ok. Ce li abbiamo addosso in teoria. Cioè, quando era riuscito a sparare che... Ah no, ok, era morto. Cos'è un allarme quello di rosso? Non sei morto. Ho qualche soldo qua. Che cazzo è? È sul tetto? Ok, qualche soldo anche qua. Cos'è che mi... Per fare cosa? Per saltare dentro nella cassa? Ok. C'è qualcuno lì? Allora, no, questi sono i nostri. Che arrivano adesso, tra l'altro. Beh. Allora. Censo 3-2 pronto a entrare in azione. Quando ci sei, Case, torniamo pure alla base. Puoi prenderti l'onore di informare Gladney di persona. Beh... Boh, volevo anche guardare un po' il posto, ma musica drammatica adesso. Diciamo che con fucile da cecchino silenziato
diventa un po' una formalità. Siamo di ritorno alla base, Gladney. Ha parlato di un altro campamento, babù. Serve qualcosa? Abbiamo finito con gli scud. Niente male. Ora che li avete sistemati, se volete attaccare il palazzo, lo dirò ai miei. Attacchiamo ora con le risorse attuali, d'accordo? Facciamo. Darò il segnale. A me i shooter piacciono, sparare con le armi nel gioco mi piace, però queste cose sono vere, sono boh, sono cose che vanno. Faremo dentro e fuori dal palazzo alla velocità della luce. Appena avrete fatto lo cancelleremo dalla mappa. Ricevuto, Giacaluno. Non pensiamo di fermarci per il tè. Tanto sarebbe terribile. Il bersaglio è un bunker. Probabile che l'ingresso sia all'estremità opposta della struttura. Allora noi vi diamo supporto, poi Talon 1 dovrà portarci via tutti interi. Sarebbe meglio. Diamoci dentro, ci siamo quasi. Però dico la guerra in sé. Ci siamo. E che la gente vada per farsi ammazzare e ammazzare è incomprensibile per me. Non è che so sparare così, eh. Sei molto bravo come cecchino. Dietro le armi sono più efficaci se ne rispetti la portata. Ok, ma allora mi arriva da dietro o no? Ma no, questo ma funziona che qua, vediamo un attimo. Cosa qua? Diamo le spalle. Andiamo dentro. Il bunker è dietro il palazzo, andiamo. Per scendere da qua.
Ci siamo, è la porta del bunker. Apriamoci un farco. Allora. Andiamo col 5 di nuovo, ma non so se ci danno un aiuto qua. Vediamo. Vado a morire. Cosa? Cioè non si muoveva. Allora. Ok. Sei ancora lì. Si è già spostato di qua e ci ha ignorati bellamente. Ce l'hai un po'. Leggermente idiota. Presidiamo l'area. Fate in fretta. Nemici all'interno. Mancato. Un nemico va verso un riparo. Andiamo. Se fammi andare a me o vai te, deciditi però. Speriamo sia questo. Questi ce la fanno sudare, eh? 132 pronto a fornire assistenza. Attenzione. Santo cielo. Saddam ha ammassato milioni qua sotto. Cazzo. Questo cesso d'oro varrà una fortuna. Darebbe via tutto per un'atomica. Eccolo qua. Manca poco. Sporco di sangue qua. Che cazzo è successo qui? Una cappa di biosicurezza deve essere la dimostrazione che diceva Lowy. E quel contenitore laggiù? Controlliamo. Quel contenitore qua, che è laggiù? Sei sicuro di aprirla così? Vabbè, eccola qua la famosa fiala. Cosa abbiamo? La culla. Pantheon ha una cazzo di arma biologica. La culla. E l'hanno messa in mano a Saddam. Sono un campione, stando a quello che vedo qui. Cos'hai trovato? Un dischetto e degli appunti in russo. Capo progetto Matvey Gusiev. Sembra che tu lo conosca. Ho sentito il nome. Era uno scienziato del programma di guerra biologica sovietico Biopreparatore. L'anno scorso è fuggito dalla Russia. Poi è svanito. Gusiev ha dato un'arma biologica a Pantheon. No. Qui risulta che la culla arriva da un'altra parte. Una struttura di ricerca che conosco. Americana. Americana. Ok, l'orario di visita è passato. Ci serve il vostro aiuto quassù. Dai, torniamo su. Muoviamoci.
Non esattamente, solo quello che serviva. Ciao, arrivo prima io, arrivo prima io. Sul tetto del palazzo. Cazzo. Non ho fatto in tempo. Se ti feriscono, trova subito un riparo, se non le pelle di saggezza di sto cazzo. Come sei caduto con gusto. Anche quello è un nemico però. Cos'è? Non spara, non passa attraverso la ringhiera? C'è qualcosa da sgraffignare qua dentro? Tutto d'oro. Aspetta qua. Eccolo qua. 110. Siamo ricchi, eh. Fuori qua. Vediamo. Boh, basta. Amici, stai attento a non uscire dalla zona della missione. Niente lì. Il tetto è sicuro. Arrivano elicotteri di Buffalo. Jackal 1-1, elicottero nemico da est. Nemici sul terreno, verso di voi. Ricevuto. Ok. Spariamo tutto quello che abbiamo. Qui c'è anche una scorta di armi. Ma... una mano d'altra, cosa vorrei scegliere? Nell'attuale posizione non è... e quindi cosa dobbiamo fare? Ah ok, portavano solo la gente giù. Vediamo adesso, nemmeno. Sostituito, ok. Forza, restiamo uniti. Arrivano veicoli da su. Teniamo duro. Arrivano altri reteni. Non si sono fermati, pensavo che si fermassero lì. Allora, munizioni. Questo esplode o no? Neanche... aspetta, adesso forse sì?
Ancora niente, tutta questa parte qua mi serve. Oh, ho schiacciato control per sdraiarmi, ma non me l'ha dato in tempo. Ma no, volevo rifare tutta questa parte. Ma che cazzo di ragionamento. Spariamo tutto quello che abbiamo. Qui c'è anche una scorta di armi. Serve supporto aereo. Proviamo un attimo. Sei lentissimo a ricaricare, stronzo. Precisione, ma mi sembra. Cazzo. Arrivano elicotteri di spazio. Jackal 1-1, elicottero nemico da est. Nemici sul terreno, verso di voi. Ricevuto. Spariamo tutto quello che abbiamo. Qui c'è anche una scorta di armi. Qui c'è ancora il tizio sopra, no, per ora no. Arrivano i iracheni e altri di Pantheon. Jackal 1, qui Talon 1. Siamo a mezzo chilometro. Prepararsi all'estrazione. Ok, sei di qua. Area non sicura. Andiamo a ricostruire i nemici in zona. Roger, tenetevi a distanza. Dai. Dai. Cazzo. Se gli cadeva in testa non sarebbe stato male. Se fosse vero non sarei molto tranquillo. Non vedevi l'ora di dirlo, ammettilo. È stato bello rivederti. Ah, incredibile, Adler. Per una volta siamo d'accordo. Pantheon è in possesso di un'arma biologica. Sulle carte trovate in quel bunker c'era il nome di Matvey Gusev, un esperto di armamenti sovietico. Crediamo sia ancora in Iraq. Chissà dove. Adler resterà nelle retrovie per rintracciarlo. Mentre Felix esaminerà il dischetto che abbiamo trovato, noi invece indagheremo sull'origine della culla. Per Adler, potrebbe venire da una struttura di ricerca sul territorio americano. Uno scienziato sovietico e un'arma americana. In cosa ci stiamo cacciando? Hai chiesto ad Arrow riguardo a quella struttura di ricerca? Non risponde. Indagava su Livingstone. Le sarà successo qualcosa? Sarebbe colpa mia.
ancora sto con ste text che non caricano. È così quando il mondo dipende da te. Conosciamo i rischi. Sì, però non è proprio come lo immaginavo. Perché non riguarda solo te. Spingimi, eh. Resti in America con me e Case. Lo prenderò in considerazione. Cioè, già vai, lontano, non è che... Non lamentarti. Abbiamo mangiato bene mentre voi eravate nel deserto. Deve decifrare il dischetto che... Ma non ci cagano, eh. Ci serve il contenuto. Ehi, chef. Graccato il dischetto? Porta pazienza. La crittografia è come cucinare il pesce palla. Se hai fretta, rischi di perdere tutto. Ok. Non vorrà darci del pesce palla. Hai detto di non lamentarsi. È vero, l'ho detto. Avvisami quando si parte. Allora, vediamo un attimo qua. 1320. Pare che sarei tentato di provare a sbloccare il poligono di tiro, ma boh, non so cosa serve esattamente, perché se devo solo sparare dei bersagli è inutile. Però qualcosa che diceva: costruisci un... è uno spazio in cui esercitarti. Fanculo! O non arrabbiarti. Puoi farti aiutare. Fanculo anche tu. Per migliorare le tue abilità, okay, e aumentare la tua prestanza fisica. Lo sblocchiamo, vabbè, così vediamo che cavolo è. No, dovevo fare fine di parlare, era meglio. Tornare a casa dopo quel casino di Palma. Affidarmi ancora di qualcuno. Devi credere in chi è sempre stato al tuo fianco. A lottare per te. Adler era tra questi. Quando dopo Panama sono saltati fuori quei documenti, quei bonifici diretti per Adler da Raúl Menéndez, quello stronzo spacciatore, io non ho abboccato. Adler? Che vende i suoi fratelli per soldi? Da quando in qua? La roba che indossa non costa poco. Senti, lo so che è uno che ogni tanto dà di matto. Figurati. Ma è dalla nostra parte. È che gli piace fare le cose a modo suo. Io non so più come devo comportarmi. Stai andando benone. Gestisci tutto, prendi decisioni. Vorrei tanto essere là fuori a spaccare culi con voi. Odio stare su questo affare. Beh, aspetta, anche tu sei essenziale. Sedia o non sedia. Capisco che tu non sia più quello di un tempo, però è la tua forza. Magari prima eri Capitan America e adesso sei... Sei tipo... il professor X. Chi? Ma levati dalle palle. Xavier. Degli X-Men. Quindi? A me non mi cagano. Cioè, cazzo. Au. Ci sono anch'io. Boh. Tutte quelle scritte con gli ultravioletti che ci sono in giro.